Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you. Torniamo a parlare di grande ciclismo, torniamo a parlare di una epopea che ha caratterizzato Arezzo, la epopea del Tongo. Fausto Sarrini, giornalista e collega amico della Nazione, cosa ha significato quel periodo per Arezzo? È stato un periodo eccezionale, forse purtroppo anche irripetibile, perché per tanti motivi. La del Tongo ha avuto prima una squadra di ha fatto una trafila sempre verso l'alto, prima cicloamatori, poi dilettanti, poi il salto con i professionisti, 10 stagioni indimenticabili dal 1982 al 1991 compresi. E fra l'altro in quegli anni c'erano anche altre squadre aretine, anche se con molti meno anni di attività. La Fancucina c'è stata. C'è stata anche la FIBOC, e un anno mi ricordo l'82, la del Tongo aveva Saronni e la Fancucina Moser, proprio era a livello non solo a grandi livelli italiani, ma a grandi livelli internazionali. Diciamo Arezzo era la capitale del ciclismo italiano. Eh sì, è vero, appunto che ho detto, temo che sia un periodo irripetibile. Tra l'altro ricordiamo nel 1980 la organizzazione del campionato italiano vinto da Giuseppe Saronni su Battaglin, fu un grande momento di ciclismo e di sport. Eh sì, lo ricordavo con Saronni l'anno scorso, quando ho fatto un articolo che ricorrevano 40 anni, ho sentito Saronni e mi diceva, dice fu una grande soddisfazione, e poi dice il podio primo io, secondo Battaglin, terzo Baron Kelly, dice se guardi i primi tre degli ultimi 40 anni, dice non è che c'è un podio così, così bello, dice ce ne sono veramente, si contano sulle dita di una mano. E tra l'altro poi ricordiamo anche la corsa per professionisti che si disputava la Terina. Anche quello era una corsa figlia di quel momento. Eh sì, 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 c'era il circuito degli assi ad Arezzo, se ti ricordi, c'era alla Terina, dove c'è, in pochi anni di professionismo hanno vinto Bitossi, Saronni, Baron Kelly, cioè un albo d'oro notevole. Ecco, in tema di ricordi, non possiamo non dimenticare anche la gara per professionisti che Ivo Faltoni organizzava a Camuscia, che era valida per il trofeo Armando Cugnet. Sì, mi ricordo, ero proprio piccolo, ma credo di aver visto quasi tutte le edizioni della corsa di Camuscia. Ho visto vincere anche Aldo Moser. L'ultima corsa che ha vinto Aldo Moser, vinse un gran premio, un giro delle tre province a Camuscia, che come giustamente hai detto te era una prova del trofeo Cugnet. Ma l'edizione più bella la vinse Bitossi con la maglia tricolore, che batté in volata Zandegu, mi ricordo. Ecco, tornando invece all'epopea del Tongo, intanto bisogna sottolineare la grande passione, il grande amore per il ciclismo di Stefano e di Pasquale del Tongo. Sì, sicuramente loro avevano una grande passione per il ciclismo, come ho detto prima, cominciarono con i cicloamatori, poi con i dilettanti avevano una bella squadra, poi il salto con i professionisti, passione ma anche competenza, perché visti i risultati che hanno ottenuto, parlano chiaro. Ecco, sotto l'aspetto tecnico del Tongo ereditò la vecchia Chic, ma solo in parte, perché poi Saronni non passò dalla Chic alla del Tongo. Saronni fece due annate con la GIS prima di venire alla del Tongo, e portò un po' di compagni di squadra che aveva con sé, soprattutto il compianto Carlo Chiappano, che era il direttore sportivo e che morì dopo pochi mesi, che era la del Tongo, il primo anno, nell'82, in un incidente stradale. Saronni era legatissimo a Chiappano. E poi arrivò un giovane direttore sportivo, un ex corridore, Vittorio Algeri, che poi ha fatto molto bene. Senti, il corridore simbolo proprio di quella squadra è stato Giuseppe Saronni, e la vittoria fotografia di quell'epoca è stato il campionato del mondo di Goodwood.
la fucilata di Saronni è rimasta nelle memorie di tutti. Saronni veniva da ottime annate, soprattutto il 1979, ma il periodo migliore della sua carriera sicuramente è stato il primo Agostongo, da finale di stagione 1982, prima parte 1983, fece qualcosa di straordinario Saronni. E poi anche la Milano-Sanremo. Vinse campionato del mondo, Giro di Lombardia 82, Milano-Sanremo, Giro d'Italia 83. E dopo ebbe un calo Saronni, però quel periodo lì rimane indimenticabile, la sua carriera rimane di altissimo livello. Ecco, ricordiamo poi la grande rivalità con Moser, che vista dopo 30-40 anni faceva bene al ciclismo, era proprio, diciamo, il ciclismo doveva vivere di queste cose. Era una grande rivalità, sì, quella fra Saronni e Moser, c'erano tantissimi tifosi, anche se è stata una rivalità atipica quella Saronni Moser, che nessuno la sottolinea mai, cioè, c'era questa grande rivalità, no? Perché fra loro due, fra i tifosi, però mentre, che ne so, coppie Bartali, tu vedi le grandi corse, vedi spesso nell'ordine d'arrivo primo Coppi, secondo Bartali, primo Bartali, secondo Coppi, Giro d'Italia, Tour de France classiche. Una grande corsa dove è arrivato primo Saronni, secondo Moser e viceversa ne trovi rarissime. Cioè il Giro d'Italia del 79 credo sia l'unica, perché quando Saronni andava forte, parlo di grandi corse, e non andava Moser, quando andava Moser non andava Saronni. Cioè è strana questa cosa, che poi quel Giro del 79 dove non sarebbero arrivati i primi e secondi, perché se non cade Knudsen minimo arriva secondo. C'è questa particolarità un po' strana in questa rivalità Moser-Saronni. Ecco, con la maglia della Del Tongo poi ci sono state anche i colori dell'Iride. Eh sì, c'è stato Fondriest soprattutto, che mi ricordo vinse anche un Giro di Toscana ad Arezzo, anche se non ha vissuto il periodo migliore della sua carriera Fondriest con la Del Tongo. Ha vinto delle buone corse, però magari Fondriest ha fatto meglio poi con la Lampre successivamente, quando c'era Saronni, fra l'altro, che poi aveva smesso di correre e faceva il manager. Poi la Del Tongo ha avuto anche un campione del mondo su pista, Piasecki, che era anche un grande cronometrista, il corridore polacco. Vero. E poi non dimentichiamo la maglia rosa di Franco Chioccioli. È giusto ricordare Franco, perché vinse un grande Giro d'Italia nel 1991. A distanza di 30 anni ce lo ricordiamo tutti come vinse. Franco era arrivato spesso nelle prime posizioni, ma non aveva mai trovato lo spunto vincente. Forse, poi non lo so, perché con i se e i ma non si fa la storia, poteva aver vinto il Giro dell'88, ma francamente la certezza è difficile dirlo, perché poi Ampstein in effetti andò molto forte nelle ultime tappe, l'americano che vinse, così come l'olandese Breking. Non c'è dubbio però che quella corsa e quell'epilogo abbia lasciato molta amarezza a Chioccioli, che ancora non si chiede perché non fosse stato supportato nel momento topico e più difficile di quella gara. Bastava che si difendesse per poter portare a casa la maglia rosa, anche in condizioni da tregenda, ce la ricordiamo bene quella tappa. E lì fu una tappa molto atipica che sconvolse quel Giro d'Italia, sicuramente non c'erano le condizioni per portarla a termine, ma fra l'altro Franco tutti ce lo ricordiamo ovviamente come uno dei primi danneggiati, perché aveva la maglia rosa, ma un altro corridore mi ricordo che fu profondamente danneggiato da quella tappa e che poteva lottare fino all'ultimo per vincere quel Giro fu Visentini, che era a poco dalla maglia rosa, e poi mi ricordo in quella tappa perse tipo 20 minuti e perse tutto. Bene, prima di concludere e salutarci, Fausto, ricordiamo che ha vestito anche la maglia giallo-nera Giambattista Baronchetti. Baronchetti ha vinto una grande corsa a maglia del Tongo, vinse uno dei giri di Lombardia più duri della storia, che arrivava, era l'80esima edizione, arrivava in Piazza Duomo a Milano, e mi ricordo anche la soddisfazione di Saronni e di Colnago, perché Baronchetti aveva rotto con la Supermercati Brianzoli, con cui aveva cominciato la stagione vestendo anche la maglia rosa al Giro d'Italia, poi non so cosa successe e nessuno lo voleva, poi Colnago invece che l'aveva scoperto, e Saronni che comunque ha sempre avuto buoni rapporti con Baronchetti,
decisero di portarlo alla Tettongo e lui obiettivamente li ripagò con questa grande gara. E poi anche Ballerini, il povero Ballerini che ha corso con la Tettongo, vincendo anche, fra l'altro, due prove importanti come la Parigi-Bruxelles e il Gran Premio delle Americhe nel Canada. Ballerini che ci ricordiamo ovviamente tutti e purtroppo è scomparso troppo presto. Ed è opportuno anche ricordare che ha esordito da prof in maglia del Tongo il corridore plurivittorioso in Italia, ovvero Super Mario Cipollini. Esatto, è giusto ricordare Mario perché Mario ha corso con la del Tongo, ha vinto delle belle corse, soprattutto tappe al Giro d'Italia e esordì proprio con la del Tongo. Anche a Lui è... Città di Castello in maglia giallo-nera. Sì. E se ti ricordi, Mario Cipollini aveva già corso in provincia di Arezzo nelle categorie giovanili con la Serre Berneschi, quindi lui è legatissimo ad Arezzo e Mario sicuramente è stato uno dei corridori più rappresentativi della del Tongo. Sì, Cipollini che venne gestito e scoperto, diciamo, dal grande Daniele Tortoli. Eh sì. Grazie Fausto per essere Grazie, grazie stato a te Luigi, grazie mille. un piacere rivivere l'epopea del Tongo che portò Arezzo in primo piano nel ciclismo internazionale. Grazie a te, buonasera. Wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you.